Apriamo oggi al MART di Rovereto tre iniziative interessanti, le proposte estive del nostro museo. Sono tre mostre che riguardano da una parte la collezione permanente, in quanto sono collegate strettamente alla crescita, allo sviluppo della nostra collezione. Paolo Vallorz, grande artista trentino che ha voluto donare un centinaio di opere al nostro museo a seguito anche della bella donazione fatta alcuni anni fa, è un artista sicuramente legato alla pittura, un artista importante che ha avuto una bella vicenda internazionale che oggi noi accogliamo qui con grande soddisfazione. Sempre legata alle collezioni permanenti, la mostra Percorsi riscoperti dell'arte italiana del secondo dopoguerra, una mostra che vuole mettere l'accento su quell'area forse spesso in penombra della ricerca italiana che è stata in qualche modo lasciata a latere dei grandi percorsi, e quindi è una mostra molto curiosa per il pubblico perché avvicina una serie di finalmente di esperienze alla conoscenza del pubblico. Sono artisti che ovviamente si muovono con grande tempestività nell'ambito delle innovazioni, però sono artisti che hanno avuto magari meno fortuna critica. Questa mostra è curata dalla WAF Stiftung, questa bella e importante fondazione tedesca che da tanti anni il MART gestisce. Il progetto di Olimpia Ferrari invece è un progetto che riguarda la nostra attività sui giovani. Olimpia Ferrari è al suo esordio, come un po' il modello delle nostre Project Room, è al suo esordio in una prima mostra in uno spazio museale, un artista molto, molto intelligente che lavora in maniera totalmente nuova il mezzo fotografico. Credo veramente che queste mostre abbiano appunto in comune il fatto di mettere in luce zone d'ombra della cultura artistica italiana contemporanea, e questo è un ruolo importante che il museo si è sempre prefisso e che in questo periodo estivo accompagnerà i nostri visitatori.